Buongiorno, un saluto a tutti, molto numerosi, questo ci fa piacere, ovviamente. Oggi è un giorno importante perché inauguriamo il nuovo anno accademico 2024-2025 e vi confesso che ho un po' l'emozione del primo giorno di scuola. Penso che ce l'abbiate anche un po' voi. Quest'anno è anche un anno importante perché nel 2025 festeggeremo i 20 anni di fondazione della nostra associazione e quindi un'occasione in più per stare insieme, per socializzare, per acquisire nuove conoscenze, per mantenere vivo l'interesse e in generale per invecchiare più lentamente o interrompere l'invecchiamento se fosse possibile. Tutta questa storia è incominciata nel 2005 su iniziativa di alcuni amici, faccio due o tre nomi: Carlo Bollero, Giacomo Antoniono, il compianto Gian Sabino Benevitari, professore, il professor Poli, nel gruppo c'ero anch'io già fin dall'inizio. E poi il discorso si è allargato, abbiamo inserito nuove persone, il numero di iscritti è aumentato gradualmente. E inizialmente eravamo partiti più concentrati su Rivarolo, poi ci siamo allargati a Pavia, a Feletto e anche ai paesi limitrofi. In questi 20 anni la nostra associazione è cresciuta gradualmente, sia come numero di iscritti che come proposte culturali. Grande merito va assolutamente al mio predecessore, che è stato in carica per 18 anni, Giacomo Antoniono, che ringraziamo. Io sono al secondo anno di mandato e ho cercato di mantenere un po' la tradizione della nostra associazione, cercando anche di ritornare ai vecchi fasti dopo il blocco rappresentato dal periodo del Covid. Lo scorso anno abbiamo raggiunto 200 iscritti, quest'anno contiamo di superarlo, questo numero. Le nostre proposte culturali, di cui poi vi parlerà rapidamente il professor Poli, cercano sempre di essere di alto livello e di gravitare su vari centri di interesse, sia di tipo scientifico, sia di tipo letterario, artistico, medico, eccetera. Oltre a questo ci sono altre proposte che puntano soprattutto su uno dei punti salienti descritti anche dal nostro statuto, che è la socializzazione, cioè lo stare insieme, condividere delle esperienze, e quindi proprio per questo abbiamo in cantiere ormai da anni e sviluppiamo altre attività come il teatro, come le uscite didattiche, le uscite enogastronomiche, eccetera eccetera. Anche quest'anno il programma che avrete visto è ricco e articolato e quindi non voglio rubare altro spazio agli interventi, perché poi il clou di oggi è l'intervento della professoressa Chiara Benedetto sul tema che vedete alle mie spalle. E volevo solo più ricordare una cosa, che in occasione dei 20 anni il direttivo ha deciso di mettere in cantiere un'iniziativa interessante, come ricordo dei 20 anni, di cui vi parlerà poi in seguito il professor Poli. A questo punto chiederei un rapido intervento al vice sindaco di Rivarolo, Marina Pittone. Grazie Claudio. Ha premesso rapido perché notoriamente non ho questo dono della, della rapidità, sono sempre abbastanza prolissa, però oggi farò un'eccezione. Innanzitutto porto il saluto della città di Rivarolo Canavese a tutti voi, del sindaco Martino Gicocchinà, che oggi è impegnato in Regione Piemonte per altri importanti progetti di sviluppo per la nostra città, e devo esprimere un grande piacere nell'essere qui in mezzo a voi oggi,
a festeggiare anche questo importante compleanno. 20 anni di attività della vostra associazione, hai detto Claudio, che riteniamo essere particolarmente prestigiosa proprio per il tipo di attività culturale e istruttiva che va a estendere non solo per il territorio di Rivarolo, ma anche a favore di tutto il territorio canalesano. Oggi aprite questo anno accademico, possiamo definirlo così, con questo tema importante, ma abbiamo visto che l'associazione propone un calendario di seminari, di incontri, di dibattiti, attività varie, tavole rotonde, davvero molto ricco, come ha detto Claudio, variegato, di particolare interesse, per cui la città di Rivarolo ha patrocinato l'iniziativa e insomma, ha messo a disposizione i locali, cercato di sostenere dal punto di vista logistico e chiaramente dal punto di vista della condivisione degli intenti l'intera attività dell'associazione. Il tema di oggi è particolarmente importante, la prevenzione della varietà della donna. Sicuramente è un tema che suscita la mia sensibilità perché essendo anche delegata della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, raccontavo prima la professoressa Benedetto, tutto ciò che riguarda la prevenzione della salute, della diffusione della cultura del benessere psicofisico è importante non solo per la donna ma ovviamente per tutti noi, quindi ben venga la trattazione di questi temi con importanti relatori come avete voi oggi. Compleanno importante, dicevamo, raccontavo prima Claudio che quest'anno e il prossimo ci sono state e ci saranno celebrazioni importanti. Abbiamo avuto i 100 anni del gruppo Alpini di Rivarolo. Abbiamo festeggiato la scorsa settimana i 160 anni della Croce Rossa Italiana e quindi fatto eventi celebrativi anche con il nostro comitato locale della Croce Rossa, 20 anni della vostra associazione, il prossimo anno avremo 40 anni della Pro Loco di Rivarolo, 140 anni della Filarmonica Rivarolese. Quindi siamo in un periodo assolutamente fertile dal punto di vista associativo per le nostre associazioni rivarolesi e di questo noi non possiamo che esserne felici, invogliarvi a continuare così e ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e che continuerete a fare. Grazie mille. Adesso passo la parola al vice sindaco, non so come si dice, non so mai se è il vice sindaco, del Comune di Fabria, Lucia Valente, oggi largo alle donne. Grazie, buongiorno a tutti, sono anch'io molto contenta di essere qui oggi a rappresentare l'amministrazione comunale di Fabria in questa occasione, appunto con la partenza dei corsi del ventennale dell'Unitre Rivarolo Fabria Feletto. E che dire, 20 anni sono un traguardo importante, però conoscendo sia il professor Claudio Fita che è stato anche mio insegnante, il dottor Poli che con i corsi veramente riesce sempre a interessare e stupire gli iscritti, sicuramente questo non è un traguardo ma è un trampolino di lancio per nuovi obiettivi. E che dire, come avete detto anche voi, gli iscritti sono di nuovo aumentati, questa è una cosa positiva per tutto il territorio, per tutto quello che riuscite a fare culturalmente per il territorio, perché non è solo l'insegnamento che date agli iscritti ma la cultura che riuscite a portare sul nostro territorio, quindi grazie ancora. Buon lavoro e vi auguro un eccellente proficuo anno accademico. Grazie. Allora, non vedo nessun, se non mi sbaglio, nessun rappresentante di Feletto, no, non so, per non escludere dagli interventi qualcuno. E quindi a questo punto duplico l'intervento del nostro presidente nazionale, il professor Piercarlo
Rovera. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. È la seconda volta che vengo, con molto piacere, all'inizio della mia accademica. Io ho venuto qualche anno fa, non c'era la Fornero, mi fa molto piacere essere qui. Sono arrivato un po' dopo rispetto a quanto avevo previsto, perché io ero ad Alba, da Alba a Torino, credo, ecco, avuto quando c'è. Questa mattina non c'era. Arrivo alle 9 in biglietteria, treno soppresso. E così ho dovuto visitare tutto d'un'ora, avevo una riunione del comitato esecutivo che è stato qui a distanza e hanno avuto pazienza ad aspettarmi da Genova fino alle Puglie, quindi nel Consiglio che avevano pazienza a distanza. Questa distanza ci ha consentito di sopravvivere nel periodo del Covid. Cioè, anche noi a livello nazionale, per dire di un dato, come già diceva il nostro Presidente, poi è stato un falso. Poi siamo scesi da 90.000 soci che erano in Italia a 30.000. Abbiamo perso i due terzi. Adesso stiamo risalendo. Quest'anno siamo arrivati già a 80.000. E il nostro desiderio, la nostra ambizione è quella di arrivare a 100.000. Perché 100.000 significa per noi, con le nuove norme sul terzo settore, diventare rete associativa nazionale. Quindi consentire poi un rapporto di rete con altre realtà che è iniziato proprio nei giorni scorsi. Martedì il Consiglio nazionale per la prima volta ha approvato l'ingresso in rete di due fondazioni di Torino, la Fondazione di Azione e la Fondazione di Torino, e di Guaglio Tavino, di Umbria. C'è la possibilità adesso con le nuove norme di affiliarsi a una rete anche senza far parte di quell'ambito associativo preciso e quindi noi speriamo di andare avanti, di ottenere buoni risultati e di offrire sempre più un servizio adeguato a chi si avvicina a noi. Due inviti e poi il primo invito al vostro Presidente, come a tutti i Presidenti dell'area metropolitana, per l'inaugurazione della nuova sede dell'Unità Nazionale, che faremo entro Natale. Dovevamo già farla prima, ma come sempre capita, essendo un locale sotto l'egida della sovrintendenza, si crea un po' di problemi. Abbiamo vinto un bando del Comune di Torino dalla selezione di locali e degli uffici in via Palazzo di Città, proprio vicinissimo al Comune, uno di quei grandi edifici settecenteschi molto belli, ma che ci hanno costretto a rifare un progetto per l'installazione della caldaia, perché è chiaro che si devono essere le nuove da seguire. E quindi quando faremo questa inaugurazione mi chiederemo tutti i Presidenti. Il secondo invito è per tutti voi, se avete voglia, se volete mettervi in un gruppo a casa vostra, per il 15 di novembre. Il 15 di novembre ci sarà, come voi state facendo adesso, ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico nazionale. Si terrà a Milano, nel Pirellone, nella sede della Milano, e ci sarà. Il giornalista storico che è di Alba, tra l'altro. Quindi per me è un invito, oltre che un confronto culturale di sé, molto valido. Ecco, quindi in quell'occasione la conferenza sarà trasmessa in streaming, oppure anche in YouTube, io non capisco bene queste cose, ma non sarà possibile vederla a casa propria, o se una sede decide di vederla tutti insieme. Abbiamo già fatto l'esperienza l'anno scorso a Torino, quest'anno andiamo a Milano, proprio per significare la presenza dell'Unicre su tutto il territorio nazionale. E non solo, mentre partivamo oggi pomeriggio, io ho cercato di telefonare, non ci ho fatto, non parlavo adesso a ritorno, a Berna, dove ci hanno invitato per i 40 anni dell'Università della Terza Età in Svizzera a Berna. Pensate dove andiamo? Quest'anno tra pochi giorni anche
avremo il 40° di Catania, avremo il 35° di Olbia, e il Presidente, sperando che il treno funzioni, cercherà di spostarsi in proprio da parte del governo. Abbiamo una targa per voi, per i 20 anni. Semplice, ma chi si vede? Fatto apposta per vedere se il Presidente sulle gambe. In nome di Unità Nazionale ringrazio nel 20° anno della Fondazione l'Unità Rivarolo Canavese Paolo Iacoletto per la forte testimonianza di un volontariato generoso e creativo. 18 ottobre 2024. Grazie a voi, che comunque viva. E allora, per consentire ai membri del direttivo di fare la spesa, abbiamo tutto il posto per voi. Il buono spero non c'è. Io vi saluto perché purtroppo dovrei ritornare a Porta Sulfa sperando di avere un treno che mi porti a casa, perché poi mia moglie deve venire a prendere da casa alla stazione. È un viaggio complesso, perché se sono soltanto 80 chilometri. Vi auguro davvero un buon anno accademico e se mi inviterete tornerò. Grazie. Allora, ringrazio tutti gli intervenuti. Adesso passo la parola al professor Poli, che ci illustrerà a grandi linee il programma di quest'anno e poi vi presenterà l'iniziativa che abbiamo adottato per festeggiare i 20 anni. Grazie. Buongiorno a tutti. Per due parole devo dire perché il nostro presidente ha detto che al secondo mandato io sono 20°. Una cosa che voglio sottolineare, da tanti anni che lo facciamo, da prima grazie al professor Gian Savino Pene che aveva una connessione con la parte umanistica dell'Università di Torino, sottoscritto per connessione la parte scientifica della stessa università. Insomma, abbiamo sempre potuto integrare, la fortuna di integrare questi corsi con docenza anche locale, insomma, tenendo un distretto di guerra. Quello che ha reso l'università italiana da poco ha scoperto una terza missione. La terza missione è quella di formazione, informazione e educazione generale. E l'unico, bisogna dire, lo sta facendo da un bel po' di anni. E non ci siamo messi in linea. Il Presidente segnalava che l'inaugurazione dell'anno accademico nazionale sarà trasmesso in YouTube, anche il nostro, anche noi oggi, non solo oggi, perché anche durante il Covid non abbiamo sospeso le lezioni, abbiamo fatto lezioni chiaramente per via telematica, ma abbiamo iniziato e cambiato quel modulo, non più lezioni diciamo, classiche a moduli, ma conferenze settimanali, un po' più facili da gestire, perché abbiamo continuato in questo modo. Anche quest'anno l'argomento è generale, abbiamo già consegnato l'atto di iscrizione ai cosiddetti discenti, insomma, le sociali persone, amici che ci seguono anche in questa attività, il libretto, quindi diciamo un pochettino tutto e non di lungo, perché meglio così, tutti voi, praticamente tutti, siete almeno da un po' di anni iscritti, sapete che spaziamo dall'arte, se possibile, alla musica, in particolare quest'anno, ecco, voglio accennare una cosa un po' particolare, e una rivisitazione della musica per organo, che faremo con l'aiuto dell'artista, ma anche musicologo Gianfranco Scaldino, che abbiamo qui
presente, giusto, insieme all'organista, comandando la dose di fare a San Giacomo, quello di San Giacomo ci sarà questa sorta di concerto, due concerti che facciamo un excursus sulla busta d'organo dal 16° al 19°. È un challenge, come dicono gli inglesi, impegnativo, ma noi piacciono, a noi piacciono questo studio. Per il resto parleremo di K2, parleremo di altre ricorrenze, come sotto più avremo grande attenzione ai viaggi, India e Polo Nord, e intelligenza artificiale alla fine, un esperto, un ingegnere economista che ci parlerà di intelligenza artificiale, diciamo, con un vocabolario adatto a tutti noi. Passo all'iniziativa che abbiamo concordato con il comitato direttivo, cioè quella di ricordare in qualche modo il sottoscritto, in particolare un appassionato di arte e di incisione, e al 10° anno chi di voi era già presente, ha ricevuto in dono, ogni iscritto aveva ricevuto in dono l'incisione di Fernando Eandi, e quest'anno abbiamo una xilografia, arte antica, noi adesso la ricordiamo per i xilografi famosi giapponesi, ma è un'arte che è diffusa in realtà in Europa, e abbiamo quest'anno un'incisione, una xilografia realizzata da Gianfranco Schiavino. Abbiamo anche vicino un altro xilografo che già conosciamo, che ha fatto una mostra un discorso per noi, e che già mi fa piacere salutare in genere. Se posso, questa è una prima. Possiamo passare? No, riuscite a vedere abbastanza bene dallo più in fondo. E questo è l'argomento della prima. Se possiamo lasciare la luce un attimo. Tanto, grazie. Poi la riaccendiamo perché diamo subito la parola al Schiavino. Questa è la prima incisione in Zen, naturalmente da Zen, noi abbiamo chiesto bene, e la seconda Franco poi la porta dietro, mettiamo per noi così vedete che il nostro tecnico ci sta aiutando, e mettiamo un commento, questa è la prima. E intanto chiamo Gianfranco un attimo a commentare. Dove sta fare? Grazie. La xilografia è l'arte più antica come riproduzione di un disegno o di una qualsiasi cosa. C'era la statua che è quella ancora più antica, antichissima, che per cui dal dolmen, dalla pietra adorata per gente delle ere più dove iniziava qualcosa di cultura, si è passata a quella che era la riproduzione delle opere. Xilografia significa xilon, legno, grafos, scrivere con legno. Gli esempi che ci sono rimasti sono soprattutto esempi di stampe da legno sulla stoffa, arrivano dall'estremo oriente e datano in Corea dopo il 2500 a.C. In Italia la xilografia è arrivata solamente nel 1000 d.C., quando è arrivata quello che è il supporto di una stampa, cioè la carta. La carta, che era stata inventata dai giapponesi, certificata dall'imperatore con un editto che diceva come costruire questo supporto di stampa, di scrittura di stampa, che è del 105 d.C., è riuscita ad arrivare nell'800 d.C. in Africa, di lì in Sicilia verso il 1000, e solamente nel 1200 la carta è stata usata anche per stamparci su,
fino a quando nel 1450 Gutenberga l'ha usata per stampare la prima Bibbia, la Divina Avanti, la carta protagonista di quella che è la comunicazione. Lo è stato fino a quando non è stato sopperito dall'uso della carta da quello del digitale, cioè un'immagine che nasce istantaneamente senza avere un supporto fisico e così scompare. Quindi la carta è importante per quello. L'origine per cui sia io sia il mio collega Werner, con cui ormai sono, festeggeremo fra un po' anche noi il cinquantenario di collaborazione, deriva da quella che è la conservazione di uno strumento artistico, ma artistico per modo di dire, con quello che è l'intenzione dell'arte e dell'artista odierna. Perché in Grecia, e le origini dell'italiano, del latino e dell'italiano, nasce dal trasporto di tante parole greche, non esiste la parola arte, esiste la parola tecne, technes, che vuol dire tecnica, cioè il sistema con cui si fa una cosa. I latini hanno chiamata ars, ma anche qui arte non vuol dire un qualcosa di mentale. Ovviamente ci deve essere l'intelligenza, ci deve essere l'impegno a costruire, ma è la costruzione fisica della cosa, quindi l'artifex, colui che usa il technes per fare un qualcosa. Addirittura la tecnica dai greci veniva anche per quello che era una costruzione mentale di letteratura. Il poeta, il termine poeta arriva da poien, termine greco che dice fare, quindi fare qualcosa. E questo è un sistema, il fare un qualcosa, che potrebbe anche essere arte in senso moderno, ma soprattutto il farlo con la tecnica presuppone una conoscenza. E dico questo perché università della terza età significa avere ancora la volontà, avere ancora lo scopo di imparare qualche cosa, di conoscere, conoscere teoricamente, ma anche conoscere il modo di fare. Quindi è una importante, e ringrazio il professor Poli che mi ha chiamato per fare questo lavoro, perché c'è dentro un qualcosa di idea, e cioè la rappresentazione di un'immagine ed è la quinzena di Zer locale, ma un qualcosa che presuppone nel realizzarla la tecnica, il saper costruire, che è ormai nel mondo del digitale un qualcosa che io credo sia un valore aggiunto. Grazie. Grazie molto, Gianfranco, utilissima introduzione. Ebbene, arriviamo al clou e posso adesso chiedere il nome Luci un attimo, ecco, grazie, per presentare la professoressa Chiara Benedetto, che gentilmente è venuta qui con noi, insieme al marito, pure lui ginecologo, amico, il nostro Leonardo Micheletti. Bene, presento tutti e due e la coppia. Chiara, premetto, bene, è attualmente il direttore del Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche a Torino, diciamo, il coordinatore massimo al Sant'Anna e Università, Università e Ospedale. E diverse attività, soprattutto io la conosco da quando eravamo bambini, piccolini, un po' più anziano, perché erano le famiglie molto amiche tra di loro, quindi conosco da sempre. Però l'abbiamo rivista, io e mia moglie Maria, quando eravamo in Inghilterra, perché anche lei seguiva vie scientifiche, sempre approfondito l'aspetto scientifico. È un clinico, benissimo, clinico, chirurgo, ginecologo, benissimo. Però sempre le basi scientifiche le ha sperimentate e acquisite, che secondo me è fondamentale per un
anche per uno specialista, bisogna avere un'idea generale nel campo della medicina e della scienza in questo caso. Quindi l'aspetto scientifico, professionale, mi dovrei dilungare. Mi piace ricordare invece l'amicizia che ha sempre legato alle nostre famiglie, mi fa piacere, è stata un'idea poterla chiamare oggi e una cortesia da parte sua accettare, quindi non mi dilungo, sicuramente, ecco una cosa voglio dire, in tutti questi anni la partecipazione della nostra Unifre ha visto tantissime signore, non solo signore della mia età, ma molti più giovani. E adesso finalmente un pochettino, ogni tanto facevo battute ironiche contando gli uomini presenti nella... Adesso vedo che sta migliorando anche la quota maschietti, molte coppie, quindi si vede che le mogli riescono a portare, le compagne riescono a portare il partner invece che a giocare a bocce, venire qui, o a giocare a carte, venire qui. Come diceva Gianfranco Scarpino, a imparare sempre, ad essere sempre curiosi, e le signore, devo dire, ci battono. E quindi questa è la giornata loro, la medicina di genere è fondamentale e qui avremo una conferenza senza dubbio con i fiocchi. Quindi lascio la parola a Chiara Benedetti. Buon pomeriggio a tutti. È un grande piacere per me essere qui con voi oggi. È un grande piacere innanzitutto perché siete voi, perché è un evento importante e ancora di più perché la mia venuta qui è stata un'iniziativa del professor Poli che oltre ad essere un amico è uno dei più stimati colleghi dell'Ateneo Torinese, ma non soltanto uno dei più stimati a livello torinese italiano, ma anche a livello internazionale. Quindi un suo invito è sempre un must per tutti questi motivi. E quindi mi fa molto piacere essere qui a condividere con voi questo argomento che credo sia un tema molto importante non soltanto per la salute individuale ma per il bene sociale e poi vedremo perché. La prevenzione nelle varie età della donna. Ovviamente bisognerebbe poi farne un'altra sulla prevenzione per gli uomini perché proprio per il bene della società è bene che entrambi facciano la prevenzione. Vi dirò di più, per quanto riguarda una parte della prevenzione degli uomini, il ruolo delle donne pare che sia molto importante, perché di solito sono le donne che spingono gli uomini a fare certi percorsi di prevenzione. Quindi dobbiamo veramente lavorare tutti insieme, così come gli uomini possono aiutare a loro volta le donne. Età della vita. Età della vita, come sapete, partono dall'età prenatale e poi infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza e poi inizia la cosiddetta vera età adulta. La prima età adulta fino più o meno ai 40 anni, la seconda età adulta dai 40 ai 60, la terza dai 60 ai 75, poi la quarta dai 75 ai 90 e la quinta al di sopra dei 90. E la prevenzione in tutte queste varietà? Beh, la prevenzione dovrebbe veramente essere un percorso continuo. Infatti il come si arriva non soltanto alla terza ma alla quarta, alla quinta età, dipende dall'investimento
sulla salute che abbiamo fatto nel corso della nostra vita e che hanno fatto i nostri genitori nel corso della vita. Perché la prevenzione incomincia da lì, proprio dai nostri genitori. Perché è importante prepararsi a una gravidanza. Quindi sempre di più insistiamo sul fatto che non è sufficiente andare a fare la visita dal ginecologo quando si ha il test di gravidanza positiva. Bisogna andarci quando si pensa di voler avere una gravidanza, perché infatti la cosiddetta visita preconcezionale è fondamentale. È fondamentale perché ha due obiettivi importanti. Quello di identificare eventuali rischi biomedici, comportamentali, sociali, individuali, e quello di cercare, qualora fosse necessario, di ottimizzare lo stato di salute prima del concepimento. Quindi si tratta di fare che cosa? Di verificare la presenza di eventuali patologie croniche preesistenti, faccio l'esempio, un'ipertensione, un diabete, una malattia autoimmune, e raggiungere una stabilità di malattia prima del concepimento. Così come nel caso si facessero delle terapie farmacologiche per queste patologie, è importante cambiare un farmaco che potrebbe essere teratogeno, quindi creare dei problemi durante la gravidanza, prima del concepimento. Poi, tema vaccinazioni. Sappiamo tutti quanto siano importanti le vaccinazioni. Se la nostra vita media e l'aspettativa di vita è aumentata, è anche grazie al fatto che esistono le vaccinazioni. Quindi valutare lo stato immunologico, per esempio riguardo alla rosolia, la toxoplasmosi, tutta una serie di, diciamo, di patologie nei confronti delle quali esistono delle vaccinazioni che sarebbe meglio fare prima del concepimento. E poi il grande tema degli stili di vita, quindi verificare che stili di vita quella particolare donna segue, e eventualmente promuovere degli stili di vita adeguati e quindi degli eventuali cambiamenti. Faccio l'esempio. Si sa che fumare in gravidanza aumenta il rischio di aborto, di ritardo di crescita intrauterina, di morte intrauterina del feto, di difetti cardiaci dell'embrione. Quindi ha tutta una serie di conseguenze assolutamente negative sulla gravidanza, quindi va evitato, così come va evitata l'assunzione di alcolici, perché anche gli alcolici possono creare dei problemi sul feto, delle anomalie sia del viso sia di alcuni organi interni, così pure anche dei problemi a livello neurocomportamentale poi durante la crescita. Quindi evitare sia l'utilizzo gli alcolici che il fumo. Così come anche invece dobbiamo stimolare dall'altra parte l'attività fisica, quindi svolgere una regolare attività fisica che è dimostrato che riduce i rischi di alcune complicanze durante la gravidanza, tipo il diabete gestazionale, la preeclampsia, quella patologia che una volta veniva chiamata gestosi, cioè l'innalzamento della pressione durante la gravidanza, la presenza di proteine nelle urine, e anche fondamentale raggiungere un peso corporeo ideale curando l'alimentazione prima della gravidanza. E anche in questo caso è stato dimostrato che se si inizia una gravidanza con un peso ideale,
vengono ridotti tutta una serie di complicanze, gli aborti, la preeclampsia, il diabete gestazionale, il parto pretermine, la macrosomia, cioè la crescita eccessiva del feto. Quindi pensate, con semplici abitudini corrette di vita si possono evitare tanti problemi. E anche un altro concetto importante che non smettiamo mai di sottolineare è che l'acido folico, una supplementazione di acido folico, perché si possano ottenere gli effetti preventivi benefici massimi, va iniziata prima di rimanere gravidi, prima del concepimento, almeno 2 mesi prima. Anche in questo caso la maggior parte delle donne continua a pensare che sia sufficiente iniziare a prendere l'acido folico, altri molti micronutrienti, quando il test è positivo. No, perché a quel punto ci siamo già persi un'importante azione preventiva, per esempio nei confronti del difetto del tubo neurale, cioè per esempio la spina bifida. Scusate, ma mi è andata per attraverso la salita, ogni tanto succede. Tutto questo perché? Perché ormai è chiaro che la prevenzione inizia in utero. Quindi, per investire sulla salute delle future generazioni, noi ginecologi ostetrici, adesso lo diciamo sempre, non perdiamo occasione per dirlo, bisogna iniziare a lavorare sulla salute delle future mamme. Infatti, vedete qui la copertina di Time del 2010, ottobre 2010, quindi poco più di 14 anni fa, veniva dedicata questa copertina in cui, come vedete, viene scritto che i primi 9 mesi della nostra vita influenzano tutto il resto della vita, perché effettivamente in base a quello che succede durante quei 9 mesi, quindi se insorgono complicazioni, se non insorgono complicazioni, il benessere del feto in quei 9 mesi può causare una riprogrammazione funzionale e strutturale degli organi. Quindi questo periodo, il periodo della gravidanza, ma come abbiamo visto prima insieme, il periodo anche preconcezionale, perché quel periodo influenza poi quello della gravidanza, va considerato come una grande finestra di opportunità per la salute delle future generazioni. Infatti, per esempio, ormai si sa che alcune malattie non trasmissibili, tipo le malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, hanno origine nella vita intrauterina, o meglio, nella vita intrauterina, a seconda di come sarà quella vita, il rischio genetico di sviluppare quelle patologie potrà essere aumentato o diminuito. Per esempio, il rischio di infarto, di ictus, di sviluppare diabete, obesità, ipertensione, malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide. E quindi voi capite quanto sia importante incominciare ad agire da lì. Quindi ognuno di noi nasce con un certo suo bagaglio di rischi di sviluppare alcune patologie. Però nel corso dell'esistenza, se noi adottiamo tutta una serie di misure preventive, potremmo fare in modo che questo rischio possa essere aumentato o diminuito. E nei primi anni di vita, durante
l'infanzia sarà in mano ai nostri genitori, questa, diciamo, questa prevenzione, i genitori che dovranno incominciare ad abituare i loro bambini ad alimentarsi in modo adeguato, a fruire di stimoli culturali, a fare esercizio fisico. A proposito di esercizio fisico, la prevenzione più efficace comincia in giovane età, possibilmente prima della pubertà. Prevenzione in particolare su che cosa? In particolare sulla salute dell'osso, perché il cosiddetto picco di massa ossea si raggiunge a circa 20 anni. Ovviamente maggiore è il picco di massa ossea, quindi questa riserva che noi abbiamo, minore sarà il nostro rischio di sviluppare osteoporosi nella terza, quarta, quinta età della vita. E questo picco è geneticamente determinato per il 70-80%, ma il restante 20-30% noi lo influenziamo con l'attività fisica, con la dieta adeguata, utilizzo meno di abitudini voluttuarie, fumo per esempio, funzione ovarica. E quindi è importantissimo che poi nel corso dell'adolescenza e dell'età adulta si sia sensibilizzati all'importanza della prevenzione. Si capisca che il nostro ruolo nel prenderci carico della nostra salute è fondamentale. E su quali pilastri? Stile di vita, vaccinazione, pianificazione delle gravidanze. Quindi in questo caso mi sto rivolgendo a quella fascia di età, diciamo adolescenziale e prima e seconda età adulta. Stile di vita. Cosa intendiamo per stile di vita? Profilo di pensiero e azione, che include lo svolgere la regolare attività fisica, l'adottare un'alimentazione adeguata, limitare il fumo, limitare il consumo di alcolici e anche coltivare interessi culturali e sociali. E a questo proposito, a proposito dei fattori di rischio, dobbiamo tenere presente che le donne sono svantaggiate rispetto agli uomini, perché esiste una suscettibilità genere specifica di fronte ai cosiddetti fattori di rischio modificabili. Per esempio, i danni indotti dal fumo, alcol, sedentarietà, intolleranza al glucosio sono maggiori nella donna rispetto all'uomo. Questo non vuol dire che l'uomo può non pensarci proprio, alcune abitudini fanno male anche a lui, però alle donne fanno ancora più male. Per esempio, il fumo. La risposta biologica nostra al fumo è maggiore. Perché? Perché abbiamo una maggiore suscettibilità a subire i danni al DNA indotti dal fumo. Tant'è vero che le donne fumatrici hanno il 25% di probabilità in più di sviluppare una patologia cardiovascolare rispetto agli uomini fumatori. Lo stesso dicasi per gli alcolici. Perché? Perché noi donne produciamo delle quantità inferiori di un enzima prodotto dal fegato che metabolizza l'alcol, cosiddetta alcol deidrogenasi. Quindi, a parità di alcol ingerito, la donna impiega meno tempo dell'uomo a diventare alcolista, sviluppa molto più rapidamente le complicanze epatiche, cardiovascolari, psichiatriche correlate all'abuso. E anche la sedentarietà, conseguente sovrappeso, obesità, danno un rischio maggiore, rappresentano un rischio cardiovascolare maggiore nella donna rispetto all'uomo. Infatti, secondo uno studio recente, è stato calcolato che l'incremento di rischio di patologie cardiovascolari
nelle donne obese sia del 64%, mentre negli uomini è del 46%, quindi alto anche negli uomini, però nelle donne ancora di più. Anche per quanto riguarda gli stati di intolleranza al glucosio abbiamo uno svantaggio, perché inducono un maggior danno all'endotelio, cioè alle cellule che rivestono i vasi sanguigni, nella donna rispetto all'uomo. Tant'è vero che le donne diabetiche hanno il 44% di rischio in più di sviluppare una patologia cardiovascolare rispetto all'uomo. Quindi dobbiamo saperlo, dobbiamo difenderci, e in effetti, se sappiamo, bene, nel corso della vita il sapere ci dà un'opportunità, che è l'opportunità di migliorare e modificare tutta una serie di stili di vita e comportamenti per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, di malattie sessualmente trasmissibili, obesità, osteoporosi, patologie neurodegenerative, per esempio la demenza, le patologie cardiovascolari, patologie oncologiche, in particolare carcinoma del collo dell'utero, dell'endometrio, della mammella, del colon. Ecco, e quindi questa opportunità noi dobbiamo sfruttare. Torniamo a quello che un adolescente o una donna adulta può fare in termini preventivi riguardo alle vaccinazioni. E sulle vaccinazioni mi soffermerò in particolare su una, di cui probabilmente non si è ancora compresa l'opportunità, l'importanza, che cosa rappresenti questa arma. Si tratta della vaccinazione antipapillomavirus umano, che appunto è un'importante arma di prevenzione primaria nei confronti di tutta una serie di tumori. Quindi abbiamo tanto timore dei tumori. Abbiamo a disposizione adesso un'arma di questo genere e non la vogliamo sfruttare? Non la vogliamo far sfruttare ai nostri nipoti, ai nostri figli? Allora cerchiamo di capire. Il papilloma virus è associato ad un'alta percentuale di tumori sia nell'uomo che nella donna. Nella donna, voi vedete, la maggior parte dei tumori del collo dell'utero è legato al papilloma virus. Un'altissima percentuale dei tumori dell'ano, sia nell'uomo che nella donna, è legata sempre a questo virus, così pure quelli della vagina, del pene, della vulva, dell'orofaringe, quindi del cavo orale, e questo vale sia per l'uomo che per la donna. E quindi ecco perché il nostro sistema sanitario nazionale ha fatto sì che questo vaccino venga offerto gratuitamente proprio nell'adolescenza, e a bambini e bambine nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza, bambini e bambine nel 12° anno di età, a 11 anni compiuti, perché ovviamente la sua massima efficacia si ottiene se somministrato prima dell'inizio dell'attività sessuale, però la sua efficacia continua ad esserci anche dopo, tant'è vero che è offerto gratuitamente anche a tutte le donne nate a partire dal 1993, a tutti i maschi nati a partire dal 2006, alle donne che sono già state trattate per lesioni correlate all'HPV del collo dell'utero, a soggetti a rischio di infezioni sessualmente trasmissibili e o immunodepressi. Ma voi vi chiederete, ma se non faccio parte di queste categorie o se mia figlia non ne fa parte, posso farlo lo stesso? Sì, si può fare lo stesso, tant'è vero che è disponibile, sto parlando
della regione Piemonte, quindi della nostra regione, è disponibile presso i centri ASL a prezzo di costo. Il costo è, come vedete, di 63 euro più il 10% di IVA somministrazione, oltre 16 euro di prestazione solo per la prima somministrazione, a donne e uomini senza limiti di età. E un altro concetto importante è comunque che il fatto di essere vaccinate contro un virus che è alla base della maggior parte dei tumori che si sviluppano nel collo dell'utero non deve farci pensare che non dobbiamo più sottoporci ai regolari test di screening con Pap test o HPV test. No, dobbiamo continuare a farli, perché comunque una percentuale, anche se piccola, di tumori non è correlata a questi ceppi virali. L'altro grande capitolo preventivo è quello della pianificazione della gravidanza durante l'età fertile della donna. Perché ci tengo a sottolineare questo tema? Perché, come potete vedere, nel 2022, e quello è l'ultimo dei report, e quindi quello che attualmente quello al quale continuiamo a fare riferimento, il report del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, intitola "Una crisi trascurata, le gravidanze indesiderate", perché effettivamente in questo report, questo Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, sulla base dei dati mondiali, dichiara il fallimento globale nella tutela dei diritti della donna. Perché? Perché nel mondo si calcola, e sono dati sottostimati, verosimilmente, che il 48% delle gravidanze non è desiderata, e di queste il 61% esita in interruzione volontaria della gravidanza. Quindi qual è il miglior modo di evitare le interruzioni volontarie della gravidanza? È quello di fare una contraccezione efficace. D'altra parte, questi, vedete, sono i dati di Italia, Corea, Francia, Russia, che dicono tutti la stessa cosa. Cioè, nel momento in cui si inizia a fare una contraccezione, questi sono gli anni, quindi il trend, l'andamento degli anni, nel momento in cui si inizia a fare una contraccezione efficace, diminuisce in modo inversamente proporzionale il numero degli aborti volontari. Idem in Corea, in Russia, in Francia. Tutti hanno lo stesso trend. E di possibilità contraccettive ne abbiamo davvero tante, c'è un grande ventaglio. Ovviamente i metodi più efficaci, lo sappiamo tutti, sono quelli ormonali, quelli intrauterini, e quelli di barriera hanno un significato ancora diverso, che è non solo contraccettivo, perché dal punto di vista contraccettivo sono sicuramente meno efficaci di quelli ormonali, ma sono l'unica vera arma di protezione nei confronti delle infezioni sessualmente trasmissibili. Quindi, se in età fertile vogliamo veramente fare una prevenzione delle gravidanze indesiderate, dobbiamo personalizzare la scelta contraccettiva sulla base dei bisogni e dei desideri della donna, della coppia, la presenza di fattori di rischio, la presenza di patologie che possono beneficiare dell'utilizzo di specifici contraccettivi e le caratteristiche di ogni singola paziente. E in particolare nella fascia adolescenziale, in cui
viene riportato un aumento molto significativo delle infezioni sessualmente trasmissibili, se noi vogliamo fare una contraccezione che sia la più efficace possibile nei confronti delle gravidanze indesiderate, ovviamente dobbiamo utilizzare un metodo ormonale, e se vogliamo fare e dovremmo farlo una prevenzione nei confronti delle infezioni sessualmente trasmissibili, IST sta per infezione sessualmente trasmissibile, dobbiamo far usare anche un profilattico. E questo metodo dovrebbe essere utilizzato nei soggetti appunto a maggior rischio di infezioni sessualmente trasmissibili e viene chiamato metodo double dutch. Perché? Perché noi, devo dire, lo utilizzavamo dal punto di vista clinico col buon senso da tanto tempo, ma però sono stati due colleghi olandesi che hanno pensato di scriverlo su una rivista scientifica, di descrivere l'efficacia di questo abbinamento fra un metodo contraccettivo ormonale, CHC vuol dire contraccettivi che contengono sia estrogeni che progestinici, POC vuol dire contraccettivi che contengono solo progestinici, e profilattico che può essere sia maschile che femminile. E da quel momento è stato chiamato metodo double dutch dai due colleghi olandesi. Ma secondo voi a che punto siamo in Italia per quanto riguarda la contraccezione ormonale? Secondo voi viene usata molto? Alzi la mano chi pensa che venga usata molto. Direi che siete tutte consapevoli del fatto che non viene usata molto. Infatti i nostri dati sono sconfortanti. Sconfortanti, perché innanzitutto soltanto il 62% delle donne in età fertile che non vorrebbero una gravidanza utilizza un metodo contraccettivo, e la contraccezione ormonale viene scelta solo dal 16% delle donne italiane, che è uno dei dati fra i più bassi in Europa. E in Italia si stima che una gravidanza su quattro sia indesiderata. C'è qualcosa che non funziona. Ma come mai? Come mai? E devo dire che noi ce lo chiediamo continuamente, perché probabilmente non è ancora passata un'informazione giusta. Continuano a esserci tumori motivati nei confronti delle terapie ormonali. Quando si parla di ormoni si ha paura, ma noi siamo come siamo grazie agli ormoni. Meno male che ci sono gli ormoni, ovviamente devono essere gli ormoni giusti. Ecco, quindi ci sono tanti dubbi, false credenze, paura degli effetti collaterali. Ma guardiamo i dati scientifici, perché quando si parla bisogna parlare di dati scientifici. Una delle domande frequentissime è: ma alla soppressione dei contraccettivi ormonali sarò ancora fertile? Dopo quanto? Ebbene, i dati scientifici, e sono dati che riguardano, sono un compendio di 21 analisi di 22 studi su un totale di quasi 15.000 donne, quindi non un gruppetto di 10 donne, il tasso di gravidanze entro 12 mesi dalla soppressione è dell'83%, che è più o meno quello di una popolazione che non ha mai utilizzato nulla. E il tipo di progestinico e la durata dell'assunzione non influenzano la ripresa della fertilità. L'altra domanda è: ma avrò degli effetti collaterali? Aumenterò di peso? Starò male? Tutto dipende dal trovare il contraccettivo giusto per ogni donna. E un altro argomento di cui spesso non si è consapevoli è che i contraccettivi ormonali hanno dei benefici che vanno al di là dei benefici contraccettivi.
E questo vale sia per i contraccettivi ormonali a base sia di estrogeni che di progestinici, tipo la classica pillola, l'anello vaginale, i cerotti, sia quelli che contengono il solo progestinico, la cosiddetta mini pillola, il bastoncino sottocutaneo, la spirale medicata al progestinico. Ecco, quali sono questi benefici contraccettivi? Non contraccettivi, possono essere di tipo preventivo o di tipo terapeutico. Quelli terapeutici, per esempio, nei confronti dell'acne, della sindrome dell'ovaio policistico, sindrome premestruale, tutti i disturbi che di solito che in alcune donne sono particolarmente spiccati prima delle mestruazioni, la dismenorrea, cioè i dolori durante le mestruazioni, sanguinamenti uterini disfunzionali, quindi irregolarità del ciclo, e endometriosi. In questi casi hanno un effetto terapeutico. A livello preventivo possono prevenire alcuni tumori maligni, e vedremo quali. Possono prevenire, cioè ridurre il rischio. È chiaro che quando noi parliamo di prevenzione dobbiamo sempre pensare a una riduzione del nostro rischio individuale. Patologie autoimmuni hanno un effetto benefico sulla salute dell'osso. Ecco, ma vediamo che cosa di nuovo ci dice un grandissimo studio che è stato fatto in Inghilterra. Gli inglesi sono bravissimi da questo punto di vista. Hanno fatto uno studio prospettico, quindi donne seguite, come vedete, per un periodo di 39 anni, e le donne erano, vedete, più di 46.000, e si è fatto un confronto tra coloro che utilizzavano la pillola contraccettiva rispetto a quelle che non lo utilizzavano. Ebbene, coloro che la utilizzavano avevano un rischio di morte per qualsiasi causa, corretto per età, parità, fumo, classe sociale, parità vuol dire il numero di gravidanze che hanno avuto, significativamente inferiore del 13%. Allora, già solo questo dato dovrebbe convincere tutti, dovrebbe veramente convincere tutti. E in dettaglio, per quanto riguarda il rischio di morte per tumori maligni, vedete una complessiva riduzione significativa del 15%. Ma quali sono quelli che veramente vengono ridotti moltissimo? Il carcinoma dell'ovaio, quasi dimezzato il rischio di carcinoma dell'ovaio in coloro che hanno utilizzato contraccettivi ormonali, quello del corpo dell'utero, riduzione del 57%, quindi più che dimezzato, e quello del colon retto, una riduzione del 38%. E a livello cardiovascolare un rischio significativamente inferiore complessivo del 14%, e in particolare rispetto alla malattia cardiaca ischemica, perché ricordiamoci che la prima causa di morte nelle donne in Italia è l'infarto. Tutti abbiamo paura dei tumori, ma in realtà ciò che ci fa morire di più è l'infarto. E c'è una riduzione del rischio del 25%. Ovviamente, quando parliamo di prevenzione, poi dobbiamo parlare di tutta una serie di attenzioni, e il Ministero della Salute le ha riassunte. Visita ginecologica annuale, controllo regolare di peso e pressione, adesione ai programmi di screening per il tumore del collo dell'utero mediante pap test a partire da poco dopo l'inizio dell'attività sessuale, o HPV test a partire dai 30 anni, e adesione ai programmi di screening per il tumore della mammella
mediante ecografia per chi lo desidera a partire dai 40 anni. E voi direte, ma è poi così dimostrato che aderire a questi screening serve? Certo che è dimostrato, perché in chi si sottopone allo screening del cervicocarcinoma e del carcinoma mammario, il rischio di morte per questi tumori è più che dimezzato. Quindi è importante aderire a queste opportunità. E noi stiamo intanto andando avanti nell'età della vita. Dopo i 40 anni, che cosa succede nella donna? Da un lato declino della fertilità, e dall'altro si sa che la menopausa incomincia a avvicinarsi. E a proposito di menopausa, ricordiamoci che nella maggior parte delle donne la menopausa non avviene in modo brusco. C'è qualche eccezione che ha avuto dei cicli regolarissimi, mai avuto nessun problema, ha un'ultima mestruazione, non vede più nulla. Nella maggior parte dei casi, però, questo momento è preceduto da una fase che viene chiamata di transizione menopausale e che è variabile da soggetto a soggetto e dura mediamente dai 5 ai 7 anni. Dopodiché avviene l'ultima mestruazione e una volta che sono passati 12 mesi dall'ultima mestruazione si può dire di essere in menopausa. Da quel momento si parla di post-menopausa. E questa menopausa a che cosa è dovuta? È dovuta al fatto che si esauriscono i follicoli ovarici. Noi nasciamo con un patrimonio di follicoli nelle nostre ovarie e nel corso del tempo questi follicoli si riducono progressivamente finché a un certo punto non ce ne sono più. A quel punto le nostre ovaie non sono più in grado di produrre estrogeni. Quindi c'è un brusco calo estrogenico che porta a tutta una serie di conseguenze. Ma perché tutta questa serie di conseguenze? Perché se guardate questa immagine, vedete che noi di recettori per gli estrogeni ne abbiamo da tutte le parti del nostro corpo. E in genere questi estrogeni ci proteggono, ci danno una protezione, per esempio anche sul versante cardiovascolare. Finché una donna non va in menopausa, in genere è protetta rispetto all'infarto, tant'è vero che negli uomini ci sono più infarti anche prima dell'età media della menopausa della donna. E invece, dopo quel momento, se non facciamo niente, non siamo più protette e comunque avvengono tutta una serie di modificazioni nel nostro corpo che fanno sì che nella maggior parte delle donne insorgano tutta una serie di sintomi, dalle vampate di calore, irritabilità, disturbi dell'umore, disturbi della memoria, calo della libido, disturbi articolari, insonnia. Veramente si può stare poco bene. E tutto questo, quindi, cosa provoca? È di sicuro un grande cambiamento nella nostra vita, e come tutti i cambiamenti, è da considerare una sorta di stressor a cui ognuna di noi si deve in qualche modo adattare. Però teniamo conto che questo momento può essere uno di quei momenti in cui ci rendiamo conto che di vita ne abbiamo solo una. E mi piace molto citare questa frase di Confucio. Si hanno due vite, la seconda inizia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. E la menopausa può essere uno di quei momenti, quindi può essere un'opportunità per iniziare questa seconda vita in modo da trascorrerla possibilmente in buona salute. Perché
teniamo conto che ormai la salute post-riproduttiva, quindi quella vita post-riproduttiva, perché la menopausa ci dice chiaramente che non possiamo più riprodurci, è diventata e va considerata una priorità globale, perché la menopausa oggi arriva in un momento in cui le donne occupano ancora un ruolo familiare, sociale, essenziale, e se tutto ci va bene, diciamo che in questa fase noi possiamo passare anche più di un terzo della nostra vita, tant'è vero che oggi l'aspettativa di vita alla nascita di una bambina di sesso femminile è di circa 85 anni, quella di un maschietto di qualche anno di meno. Ma però che cosa succede a noi donne? Succede che dopo la menopausa tutte le limitazioni funzionali legate a problemi di salute per sesso, a problemi di salute generale, sono molto maggiori rispetto a quelle dell'uomo. Quindi, dopo la menopausa, se non si fa nulla, la donna è svantaggiatissima rispetto all'uomo. E quindi ecco che è importante anche qui fare una prevenzione, perché abbiamo un'aspettativa di vita più lunga, sempre che tutto ci vada bene, ma in genere se non facciamo nulla, se non ci diamo da fare, se non prendiamo in mano la gestione di questa nostra salute, la nostra vita in salute è più corta. E questo è la sfida, cioè superare questo gap è la sfida della medicina del futuro, perché la vita media, l'aspettativa di vita è aumentata, però noi dobbiamo aumentare la porzione di vita trascorsa in salute. Quindi oggi noi dovremmo concentrare la nostra attenzione sulla durata della salute, sulla durata della vita in salute, fare di tutto perché questa durata aumenti. Anche in questo caso abbiamo diverse armi. Certamente un'arma fondamentale è quella della terapia ormonale sostitutiva, che in genere può essere fatta da quasi tutte le donne che hanno sintomi, a meno che non presentino delle precise controindicazioni, perché d'altra parte quando la tiroide non funziona che cosa si fa? Si prende l'ormone tiroideo. Ma c'è qualcuno che si è posto il problema di prendere l'ormone tiroideo? Qui abbiamo le ovaie che non funzionano più e ci poniamo il problema di prendere gli ormoni che le ovaie non producono più? Ma perché? Perché di nuovo purtroppo si è ancora legati a dei timori che erano stati innescati molti anni fa, che poi nel corso degli anni sono stati tutti ridimensionati. E anche in questo caso abbiamo un ampio ventaglio di possibilità, e il concetto fondamentale è quello che questa terapia ormonale sostitutiva, se abbiamo sintomi, se non abbiamo controindicazioni, dà i massimi benefici se è iniziata il prima possibile dopo la comparsa dei sintomi menopausali e non oltre i 10 anni dall'inizio della menopausa, perché a quel punto lì non ci sono più i benefici che ci potrebbero essere. E questo perché? Perché se noi diamo questi ormoni che le ovarie non sono più in grado di produrre da subito, questi ormoni possono continuare a svolgere il loro ruolo protettivo sui vasi sanguigni, sull'osso, sul cuore, sul cervello, sulla pelle, sulle mucose, prima che questi organi e tessuti vadano incontro a alterazioni conseguenti alla carenza ormonale prolungata e all'invecchiamento. Quello non siamo ancora tanto riusciti a curarlo, ma comunque una parte la possiamo fare.
E anche questi sono dati scientifici. La terapia ormonale sostitutiva è efficace nel controllo delle vampate di calore, perché diminuisce sia la frequenza sia l'intensità nei confronti della secchezza vaginale, ma in termini di salute generale riduce il rischio di demenza del 30% se iniziata entro 5 anni dalla menopausa, riduce del 19% il rischio di diabete mellito di tipo 2, riduce il rischio di tumore del colon del 38% e il rischio di frattura del 33%. Ma poi abbiamo detto che qual è la prima causa di morte nella donna in Italia? L'infarto. Ebbene, la terapia ormonale sostitutiva riduce il rischio di infarto di circa il 50%. E questo fa sì che tutte le principali associazioni e istituzioni scientifiche internazionali abbiano dichiarato che la terapia estrogenica debba essere considerata cardioprotettiva se iniziata in età perimenopausale, la definita la cosiddetta finestra di opportunità. Quindi, oltre a migliorare la qualità della vita, è stato anche dimostrato che chi fa terapia ormonale sostitutiva rispetto a chi non la fa si allunga la vita media di circa il 30%. Anche questo forse da solo potrebbe bastare per convincere che è meglio farlo. Ovviamente però il trattamento, come sempre, deve essere adattato, reso flessibile in base alle caratteristiche di ogni singola donna. E poi non basta fare la terapia ormonale sostitutiva, bisogna continuare a incentivare tutta una serie di norme comportamentali, quindi fare attività fisica, seguire una dieta equilibrata, abolire il fumo, contenere il consumo di alcolici, controllare il peso e la pressione, sottoporsi ai famosi esami di screening e non dimentichiamo anche partecipare ad attività socioculturali e coltivare gli hobby. Perché? Beh, siamo tutti coscienti che ci possono fare piacere, però fanno bene alla nostra salute. Quindi la cultura può essere anche una risorsa per migliorare la salute. Di nuovo vi cito due esempi, ma ce ne sono tantissimi di studi, tant'è vero che l'OMS ha pubblicato un report proprio sull'associazione cultura e salute. Qui vedete uno studio sempre inglese in cui sono andati a controllare se gli individui che partecipavano ad eventi culturali, musica, cinema, teatro, avevano un rischio di morte superiore o inferiore rispetto a quelli che invece non ci andavano frequentemente. Ebbene, le persone che più frequentemente partecipavano ad attività culturali avevano un rischio di morte inferiore del 31%. E voi direte, ma certo, andavano perché stavano meglio. No, no, perché sono andati a controllare le caratteristiche demografiche, socio-economiche, lo stato di salute, i fattori comportamentali di questi individui, ad eccezione del fatto di fruire o meno di questi stimoli. Quindi vuol dire che effettivamente c'è un effetto. E sulla demenza? Questo è un altro studio fatto su soggetti di più o almeno di 65 anni che sono stati poi studiati per 20 anni. Anche in questo caso, le persone che avevano svolto un'attività di svago almeno una volta alla settimana avevano un 40% in meno di probabilità di sviluppare demenza rispetto a persone rimaste diventate inattive nel corso del follow-up. Quindi stare insieme, socializzare, fare qualcosa di piacevole aiuta anche da questo punto di vista. Concluderei questa carrellata rapida
pensando al futuro, cosa ci aspetta il futuro? Il futuro ci aspetta con questa grande sfida che è quella della medicina di precisione. Medicina di precisione che vuol dire una personalizzazione sempre maggiore del percorso di salute, quindi anche in termini di prevenzione, in base alle caratteristiche individuali di ogni donna, in termini di geni, ambienti, stili di vita e specificità di genere. Quindi il professor Poli all'inizio vi parlava di intelligenza artificiale. Ecco, questo è un campo in cui l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci per il futuro, se usata bene, per elaborare tutti questi dati e aiutarci a consigliare proprio un percorso ideale per ogni singola persona. Quindi speriamo di poterlo vedere. Nel frattempo cerchiamo di fare di tutto per cercare possibilmente di allungare questa vita in salute. Grazie per l'attenzione. Passo il microfono per le conclusioni al Presidente. Comunque era dedicata a tutte le signore questa conferenza. Bene, credo che sia stata interessantissima questa conferenza. Ringraziamo la professoressa anche per la sua ottima capacità divulgativa e il figlio giusto per tenere in mano un gruppo così numeroso ma interessato. Volevo sottolineare ancora quello che diceva prima il professor Poli. Le nonne e le zie, le mamme possono segnalare alle figlie, ai nipoti che andando su YouTube questa conferenza la possono trovare e quindi può anche essere utile seguirla per ricevere degli spunti di riflessione utili. Ringrazio anche tutte le autorità che hanno partecipato, ringrazio anche il comandante Lombardo che è stato presente. Ringrazio Schiavino, ringrazio Erna che si hanno onorati della loro presenza, ringrazio anche il marito della dottoressa che ha fatto da supporto e ricordo a tutti che immediatamente dopo ci sarà il giusto rinfresco per iniziare anche col dolce questa nuova avventura dell'anno accademico. Grazie a tutti.